Domani ufficialmente si riunirà la prima giunta rinnovata, comunica il sindaco Matteo Ricci, che con l'ingresso di Francesca Frenquellucci del Movimento 5 Stelle introduce nel rimpasto tre nuovi assessorati, Gentilezza, Innovazione e Rigore. Nella ridistribuzione di deleghe, bilancio a Pozzi, lotta all'odio a Ceccarelli, personale a Mila della Dora. Mentre l'assessorato di Frenquellucci comprenderà attività economiche, reti informatiche, città digitale, servizi demografici, nuova partecipazione e università, offrendo di fatto al capogruppo dei 5 Stelle pesarese la possibilità di entrare in giunta comunale con il PD. Questa ultima mossa di Ricci apre scenari del tutto nuovi. Si tratta del primo comune in Italia a sancire questo accordo, che potrebbe comportare delle conseguenze politiche sulle strategie delle alleanze per le regionali della prossima primavera. Intanto nel movimento scoppia il caso. Il capo politico pentastellato traccia una linea dura chiedendo alla Frenquellucci di autosospendersi. Entrare in una giunta diversa, dice Crimi, è incompatibile con la permanenza all'interno del movimento. Il caso, conclude il reggente del Movimento 5 Stelle in una lettera destinata alla Frenquellucci, verrà sottoposta ai propri viri. D'altro canto, anche l'opposizione mantiene una linea rigida. Il gruppo consigliare della Lega Pesaro attaccano duramente i grillini dopo la recente nomina, definendoli traditori di mandato elettorale per opportunismo e ambizione di potere. Alcuni fiduciosi, altri meno, invece i pareri dei cittadini. Perché l'Italia sia migliorata, devono andare d'accordo, tanto le 5 Stelle come il PD. Ha fatto un'operazione buona, ha fatto bene, perché sennò finiscono per sparire tutti e invece qui ancora rimangono se stanno lì in giunta. Secondo lei la Frenquellucci si dovrebbe dimettere dal Movimento 5 Stelle di Pesaro? Quasi, e passare nel PD, passare. Non è favorevole? No, poco. Io sono stato sempre del PD e dico per il PD, rimango sempre per il PD, la mia idea è quella. Poi se dopo va meglio o va peggio, si vedrà. Quindi la scelta di Ricci non è giusta secondo lei? No, la scelta di Ricci se l'ha fatta vuol dire che si tiene opportuno di tenere in giunta che se collaborano. Perché se uno va da una strada e uno va per un'altra, l'importante è che sia di collaborazione. È il mio parere, farebbe più piacere nel PD che nel 5 Stelle. Se lei è proprio alla testa per quelle cose, poi il sindaco non credo che prendano le persone così a caso, perché vedo che lui ci sta molto dietro a quello che è necessario. Secondo lei si dovrebbe dimettere la Frenquellucci dal movimento? No. Ah, dal movimento? Beh, sì, sì, perché se è un altro... cosa sì, perché o stai dalla parte, sono due staffe, non ci si può stare, ecco. Credo che dai caratteri di chi fa parte del Movimento 5 Stelle non penso possa essere un tipo che possa collaborare con un altro partito con idee opposte. Quindi la scelta di Ricci è un po' azzardata secondo voi? A questo punto sì. Il rimpasto della giunta di Ricci prevede anche l'assegnazione della delega di Disability Manager al consigliere comunale Rito Briglia, mentre Delle Noci sarà nominato presidente di Marche Multiservizi.